Per questa nuova avventura vi ho portato a Valencia, la terza città più grande della Spagna dopo Barcellona e Madrid. E non c'è modo migliore di iniziare il video se non dal comune. Vi porterò a conoscere la paella, cibo tipico locale mangiata di fronte al mare, l'orciata, che è un drink sempre che fanno qui, ma soprattutto l'agua de Valencia. Andiamo e perdiamoci oggi per il primo giorno per le stradine del centro storico. Solo un palazzo grandissimo, ma questa è anche la dimostrazione dell'arte francese che possiamo trovare qui tra le strade di Valencia. Andiamo nella stanza centrale dove stanno tutti gli abiti, indumenti che venivano usati nei tempi antichi. Di questa fantastica città, e volevo dirvi che 300 giorni all'anno qui c'è sempre il sole. Una città caratterizzata da tantissime chiese come qualsiasi città europea. Vi porteremo a scoprire tutti i vicoletti, le attrazioni principali, ma cercheremo anche di portarvi nelle zone non turistiche, che sono quelle che piacciono a noi sul canale di Loud Travelers. Quindi continuiamo. Abbandoniamo i telefoni, la tecnologia, Google Maps, le mappe dell'iPhone e ritorniamo alla mappa. Non c'è cosa più bella di perdersi nella città e seguire le indicazioni di tutte queste piccole stradine del centro storico di Valencia, perché probabilmente in una mezza giornata, massimo in una giornata, si riesce a visitare tutta la parte del centro storico con i punti di interesse, le varie chiese, campanili, musei e tutto il resto. Quindi per oggi ci dedichiamo alla zona centrale, mentre domani vi porteremo ad assaggiare una buonissima paella e l'agua di Valencia. Continuiamo che andiamo verso il Museo Contemporaneo. Che vi ho appena fatto vedere appartengono al Museo di Arte Contemporanea di Valencia. Il museo si chiama CCCC, ovvero 4C è la sua sigla. Troviamo tantissime stanze diverse con installazioni di arte moderna o anche fumettistica e creazioni varie provenienti da tutte le parti del mondo. Quindi se siete amanti dell'arte, questa è una chicca, perché si trova un po' dislocata dalle stradine principali del centro di Valencia. Completamente gratuito, aperto a tutti gli appassionati dell'arte come me. Continuiamo il nostro giro. Qui di fronte al Museo di Arte Contemporanea vi faccio vedere una chicca che probabilmente a Valencia non tante persone conoscono. C'è questa casetta piccolina, vedete anche le dimensioni, si chiamano case per i gatti. Troviamo dei croccantini e anche un'uscita d'emergenza per i gatti, dove venirsi a rifugiare nel momento in cui o fa troppo freddo o piove. Una genialità soprattutto per chi piace gatti come a me. Continuiamo. Se il primo giorno lo abbiamo passato alla scoperta del centro storico, le sue stradine, un po' la storia, l'arte e l'architettura, il secondo giorno è da dedicare assolutamente alla natura, al mare e al cibo, perché ci sono dei prodotti tipici e dei piatti tipici che possiamo trovare solo ed esclusivamente a Valencia e sono squisiti. Quindi continuiamo e iniziamo questa seconda giornata. Sabes lo que pasa, el primer verso, papi, lo que manda aquí la clave, este ritmo guaguanco, esto es lo que existe, y también está mi chamaco. In un intrecciarsi di colori, odori e sapori sono giunto al mercato centrale di Valencia, il mercato più grande che possiamo trovare nella città. Si divide in due parti. La prima parte sono frutta e verdura che vengono dalla huerta valenciana, ossia dalle regioni del sud dove coltivano tutto. Dall'altra parte invece un tripudio di carne, tra le quali primeggiano il prosciutto crudo, che penso è uno dei più buoni che esiste al mondo, jamón serrano, e quantità di pesci di tutti i tipi che possiamo trovare su qualsiasi bancarella fresco, appena pescato. Quindi continuiamo il nostro giro, passiamo alla parte del pesce e del prosciutto serrano e poi ci dirigiamo al porto per provare una vera e propria paella con dei frutti di mare cucinati.
via dal centro di Valencia e non c'è posto migliore per provare una vera e propria paella valenziana. E non c'era posto migliore per provarla se non sul litorale, dove sta tutto il lungomare, che sono circa 11 km di spiagge. E da non dimenticare che il mare di Valencia, l'acqua che bagna le sue coste, è stata eletta per parecchi anni consecutivi bandiera blu, in quanto è pulitissima e cristallina. Si è appena arrivata la paella, non me l'aspettavo, ma è un vassoio enorme, bollente, con tutto questo riso condito con frutti di mare, e al di sopra c'è anche un pesce fresco. Quindi, che dirvi, godiamoci questo piatto, assaggiamolo e vi farò sapere cos'è. E abbiamo pulito il piatto, è una cosa impressionante, non dovranno neanche lavarlo dopo. La paella buonissima, il riso cotto alla perfezione, il pesce freschissimo, tutto accompagnato da una buonissima sangria bianca. La finito... sangria ne ha bevuta tante, ragazzo. Abbiamo due tipologie diverse di sangria, quella rossa fatta con il vino rosso e invece quella bianca, che a mio punto di vista è molto più fresca e più saporita. Prendiamo il pullman e ci spostiamo in un'altra direzione, seguitemi. De noche a día aquí se trabaja. Ben arrivati alla città dell'arte e della scienza, che è un luogo talmente grande che un giorno solo non basta per visitarlo, ma ci vogliono almeno due giorni, e sono concentrati in un unico luogo, un cinema 4D con uno schermo enorme a 360 gradi che ti ricopre, un acquario il più grande che troviamo in Europa, e più la città della scienza. Che viva mi gente, che viva la razza. Abbiamo appena comprato i biglietti per lo spettacolo in 4D e ci stiamo dirigendo all'interno della sala. Ragazzi, guardate quanto è bella questa sala cinema. Lo schermo è ovale a 360 gradi che ci ricopre e ci hanno dato le cuffiette per ascoltare lo spettacolo. E le poltrone non sono dritte ma si è steso, quindi una prospettiva fantastica. Dai, vediamo, vediamo un po' cosa ci riserverà questa esperienza. Guardate. El amanecer de los tiempos. Ho dovuto staccare l'immagine del cinema perché non si potevano fare riprese, però se venite a Valencia andate a guardare questo cinema, perché lo schermo a 360 gradi che ti ricopre è fenomenale, e il video che potete vedere è meglio che in 3D, perché io ad esempio ho visto lo spettacolo dell'oceano e mi sono sentito all'interno dell'oceano, veramente un'esperienza fantastica. Adesso è arrivato il momento di lasciare questa zona e ritornare verso la zona del centro storico dove stiamo noi con la casa. Ho appena chiesto a una persona del posto perché leggevo questi cartelli per strada in continuazione, punto di informazione turistica. Ho continuato a seguire e mi ha portato per circa 500-600 metri in alcune stradine dove non c'era niente. Ho chiesto a una persona locale, ho detto scusa, ma il punto di informazione per i turisti dov'è? Ha detto no, sono rimasti solo i cartelli, quel punto non c'è più. Siamo arrivati nel parco naturale di Albufera, questa località a 25 km di distanza da Valencia. Qui nell'antichità gli arabi hanno introdotto le piantagioni di riso, i cosiddetti rice field. Ecco perché la paella è diventata uno dei piatti più famosi, il piatto principale a Valencia. Il parco nazionale prende il nome dal lago più grande di tutta la Spagna, ossia il lago di Albufera, che per tantissimi anni è stato sostentamento di tantissimi pescatori, agricoltori e soprattutto tantissimi tipi di volatili diversi che vivono in queste zone. Ed è molto facile perdersi, si passa attraverso tutti questi piccoli paesini che sembrano quasi abbandonati, ma sono stracolmi di ristoranti che fanno le piatti principali, la paella. Io sono una persona abituata a viaggiare sempre da solo, senza nessuna guida turistica, però in questo caso, per questa località, sto andando veramente in difficoltà, quindi vi consiglio di prendere un tour operator, una qualsiasi cosa, o anche fittare una macchina per visitare questo posto, perché le indicazioni sono pari a zero. Ragazzi, avete mai visto le coltivazioni di riso? Vi faccio vedere il riso come cresce dalle piante, lo prenderò in mano, guardate. Siamo nella coltivazione di riso più grande che troviamo al sud di Valencia. Vi faccio vedere il riso preso direttamente dalla pianta. Questo è il famosissimo riso che viene usato per fare la paella veneziana, guardate.
Queste sono le piante, una piantagione infinita, è questo? Lo si prende, questo è il famosissimo riso che usano quando mangiamo la paella ed è super saporito. Dai, fantastico, dirigiamoci sulla strada principale perché il tempo sta iniziando a cambiare, penso sta per arrivare la pioggia. Un'altra fantastica esperienza è volta al termine, 3 giorni fantastici passati a Valencia, anche se onestamente in 2 giorni potete visitarla tranquillamente. Il video è terminato, se vi è piaciuto come sempre lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale per supportarmi nelle mie prossime avventure. Un saluto da Valencia, ciao!